Buongiorno amici, sono arrivata adesso a Piazza del Popolo per andare a messa e mi ritrovo nel pieno di una manifestazione. Vi rendo partecipi, non so esattamente di che si tratti, mi avvicino. C'è un incredibile spiegamento di forze. Piazza del Popolo, Roma, ovviamente. Questa piazza è a Roma. Eccoci, vediamo di che si tratta prima di entrare in chiesa. Davanti a noi via del Corso. Di chi si tratta? È la manifestazione per George Floyd. Per? Contro il razzismo. Ah, contro il razzismo. Qui il razzismo è al contrario, perché siamo noi italiani razzizzati, per usare un termine. Amici, mi trovo qui sempre a Piazza del Popolo, casualmente ho incontrato, diciamo, questa manifestazione perché sono qui per andare a messa a Santa Maria dei Miracoli e condivido con voi questo che sta accadendo qui. Sinceramente tanta manifestazione non l'ho incontrata domenica scorsa quando chiedevamo il rispetto dei nostri diritti di italiani calpestati da un governo che non ci ha protetto, che non ci ha difeso, non ci difende, dove vuole essere imposta la vaccinazione obbligatoria, la app Immuni. Non ho visto assolutamente tanta gente come oggi qui. Eppure la stessa piazza la domenica successiva. È chiaro, è ovvio, è naturale che vengano denunciati atti di violenza, vengano assolutamente aborriti tutti gli atti che sanno di violenza, sono crimini contro l'umanità, siamo d'accordo, ma mi sarebbe piaciuto vedere questa piazza anche l'altra domenica così ricca di senso. As you well know, there is a very, very, I'm gonna have to do this because I just can't, I'm sorry. All right, there is a very, very, very serious problem with state-condoned violence in the United States. I think you all know that. What you probably don't know is that this is not a new problem. This is a very, very old problem. If you talk to my grandmother, she will tell you it was a problem in 1930s. If you talk to my mother, she will tell you it was a problem in the 1960s. And of course, if you talk to yours truly, I will tell you it was a problem in the 80s, 90s, and so forth. So, what we need to do now is show, and I would like to thank you for showing solidarity, because again, this isn't just a United States problem. This is happening all over the world.
commettersi su una X. So, commettersi su una X. Thank you. What we want to show is that, yes, we say Black Lives Matter, but we know that all life matters. But when you take people who have been disenfranchised, discriminated against, and you show that you have solidarity with them, you are automatically saying that all lives matter. Allora, sono stata redarguita perché devo mantenere la distanza sociale e dunque mi devo posizionare su queste X. I've already talked to you about the problems in the United States. You already know, you probably have some, read some books on the civil rights movements, probably. C'è qualcosa di più demenziale? No, ditemelo voi. Quando si cammina non si sta sulle X, mi pare, no? A parte. Però dobbiamo manifestare stando sulle X in una piazza aggremita. Adesso è ora che io vada a messa. Però mi ho voluto mettere a conoscenza e condividere. Le nostre vite contano! Le crocette qui non vengono onorate. Com'è? Per l'umanità! L'umanità è un paese lontano, sì! Ma questo non fermerà la nostra volontà, no! No! Che sia un giorno di preghiera questa! E di riflessione! Le povere forze dell'ordine sono messe a dura prova, a dura prova. Eccomi adesso. Vado a messa. Dopo questo bagno di folla sulle crocette e non, mi piacerebbe vedere tanta enfasi, tanta passione verso i nostri diritti di italiani vessati, schiacciati, strozzati. Molti si sono suicidati, ma non c'è una voce, non c'è una parola, non c'è una piazza che grida contro i nostri imprenditori che si sono suicidati, che sono stati portati al suicidio da scelte scellerate. Da Piazza del Popolo, Roma, per il momento è tutto. Adesso si entra in chiesa per pregare.
tra un poco inizierà la Santa Messa, officiata da Padre Mario.